Vi accompagniamo oggi nella meravigliosa biblioteca antica dell'Istituto Stimate di Verona, una biblioteca voluta ben 2 secoli fa da San Gaspare Bertoni, che con infinito amore per la cultura, dopo la soppressione degli ordini religiosi da parte di Napoleone, cercò e acquistò volumi e testi antichi di ogni campo del sapere. Inizialmente i libri vengono raccolti proprio da Gaspare Bertoni, che è santo veronese, fondatore degli Stimatini, che negli anni del primo 1800 ha iniziato qui un'opera educativa e ha ritenuto indispensabile avere i libri. Scarpinando, cercando nelle librerie e nei banchetti, ha raccolto quanto poteva per documentare lo sviluppo, la scienza, le scienze, da tanti punti di vista ha cercato di seguire la cultura. Sono numerosi, circa 60.000 i volumi, 70.000 in questo momento, alcuni più antichi e preziosi, sono circa 1.000 pezzi del 1500, più di 1.250 pezzi del 1600, cose anche molto interessanti e che ricordano la memoria anche di questa figura importante, Gaspare Bertoni, che ha pensato anche all'edificio nel quale custodirli, cioè la biblioteca che è collocata al centro del convento da lui progettato. Un luogo letteralmente fuori dal tempo, che nell'epoca del multimediale semplicemente incanta e incredibilmente amplifica il fascino della carta stampata e in questo caso manoscritta. Un patrimonio inestimabile da amare e conservare. Con questo scopo nasce il laboratorio di restauro e conservazione, attivo grazie alla volontà, alla passione e alla dedizione di padre Gianpietro De Paoli, attuale direttore della biblioteca, e di 3 professionisti volontari. Questa è la Sala Santi dove ci troviamo, però raccoglie un decimo dei libri che abbiamo. I libri di Bertoni sono 30.000. Si è pensato di costituire il laboratorio perché c'è un patrimonio librario. Da molti anni Alessandro Carboni dedica gratuitamente il proprio tempo in questo laboratorio e ci racconta alcuni degli interventi riservati ai preziosi libri sottoposti alle insidie del tempo. L'abbiamo già fatto all'inizio, è una disinfestazione della biblioteca. E poi naturalmente è quella di riuscire a mantenere i libri antichi in una situazione ottimale, cioè temperatura costante sotto i 18 gradi, non deve entrare il sole, i libri ogni tanto vanno aperti, vanno sfogliati, che è indispensabile. Da altrettanto tempo presta la sua preziosa opera volontaria Mario Maimeri. Da una decina di anni siamo andati, il nostro hobby da pensionati. Io già frequentavo un po' questa biblioteca insieme con lui. Prima abbiamo passato i primi anni a catalogare i libri giù che c'è, poi abbiamo chiesto di dare una mano al restauratore e piano piano siamo diventati quasi esperti, ecco, che noi. Ecco, sia nelle robe antiche, io invece ho qualcosa un po' più moderno che però se è un po' squintannato devo rifare la rilegatura. Incuriositi, ci permettiamo di interrompere per qualche minuto anche il prezioso lavoro di Giulio Murari. In questo caso particolare stiamo facendo un'opera più da fabbro che da lavoro sulla carta, nel senso dobbiamo levare le borchie e sono antiche per cui è facile che si rompano. Ore e ore di lavoro paziente e certosino. Ore e ore e giorni, diciamo, perché senz'altro lavoro da fare con calma per evitare di fare rotture peggiori di quelle che già ci sono. Il fascino della carta ammalia anche padre Livio, che si ritrova a sfogliare qualche pagina di un antico manoscritto. Questo è un manoscritto, credo che ce ne siano un paio di copie a Verona. Comunque sono gli statuti della città di Verona, 1435. Ecco, vedi che è tutto in pergamena, manoscritto naturalmente, con una grafia molto chiara, qualche pagina è oscura. Interessante vedere anche questi particolari della pelle.